Grazie Presidente. Okay. Allora, questa mozione ha l'obiettivo di garantire una continuità di un servizio pubblico di fondamentale importanza. Parliamo dei centri di formazione professionale e le scuole e le arti e dei mestieri di Roma Capitale. Sono attività sostanziali come funzione sociale in quanto garantiscono un servizio ai ragazzi che si allontanano dalla scuola dell'obbligo e quindi vengono recuperati per essere formati nell'ambito, nell'ambiente del lavoro. In continuità a quelli che sono poi stati già gli indirizzi dati nell'arco di questi anni dalla Sesta Commissione Capitolina e degli atti votati all'unanimità, con questa mozione vogliamo entrare un po' più nel merito di quelle che sono le criticità che non si sono riuscite a risolvere fino ad oggi, quindi tracciando un percorso con la volontà, insomma, di affrontare quelli che sono i problemi atavici dovuti a una carenza di personale, a una carenza di risorse strutturali e quindi una gestione delle strutture, degli edifici diffusi su diversi municipi di Roma Capitale. Ecco, credo che sia importante, reperire, quindi con questo atto diamo mandato, essendo alle scuole che hanno patito il protrarsi decennale di disfunzioni legate appunto al reperimento delle risorse umane, dovuto anche a un sovrapporsi di normative, che di fatto, hanno visto nel tempo una riduzione del personale assunto a tempo indeterminato, per non interrompere i corsi, si è avviato appunto un accordo nel tempo con la città metropolitana che ha assicurato una presenza di docenti esterni, ma che ormai è in scadenza e quindi anche visti i costi doveva essere comunque una soluzione transitoria. Quindi entrando nello specifico tra le soluzioni da valutare, proponiamo quella di creare un'istituzione pubblica dei centri di formazione professionale che possa gestire autonomamente il reperimento del corpo insegnanti, ma individuiamo anche altre alternative, dalla creazione di un albo degli operatori della formazione professionale alla modifica del contratto di lavoro in essere, al bando e nuovi concorsi, alla riapertura dei vecchi ruoli per la figura di insegnante nelle scuole serali. Attualizzata come insegnante anche delle arti e dei mestieri, insomma, tutti i vestibili percorsi da valutare ovviamente a livello tecnico, di cui in realtà, insomma, poi anche negli ultimi approfondimenti è emerso, insomma, una sostanziale fattibilità. E inoltre con quest'atto poi ribadiamo anche il necessario, la volontà di procedere comunque alla manutenzione delle strutture, delle sedi e quindi di stanziare le risorse necessarie ai municipi, che sono interessati dagli interventi e un riconoscimento delle, coperture finanziarie necessarie ai servizi di guardiania e pulizia, quindi un equiparamento, di questi centri di formazione professionale delle scuole delle arti e dei mestieri alle altre scuole e istituti scolastici, in modo da garantire anche a questi, specialmente in questo momento, insomma, di emergenza sanitaria, di poter attuare i corsi, nella massima sicurezza possibile. E quindi, questa mozione poi di fatto è stata la sintesi di quello che è stato il percorso intrapreso in commissione, insomma, e condiviso anche con le altre forze politiche. Quindi mi auguro che si possa arrivare a un voto unanime di questo atto. Grazie Presidente, grazie Consigliere.